Amici di Safe Drive, benvenuti alla settima puntata di Cara Influencer per un giorno. Io sono Elena Giaveri e come sapete sono una cara influencer. Durante queste puntate proveremo 10 auto insieme ad alcuni appassionati veri come me e scopriremo insieme quali sono le loro opinioni. Niente roba da duri o da maci, perché oggi andremo a provare una city car che è un'icona di stile e è anche simbolo di femminilità ed eleganza. Eleganza che però in questo caso è al passo con i tempi, perché infatti oggi andremo a testarla nella motorizzazione eco chic, ovvero abbinata ad un motore mild hybrid 1000 da 70 cavalli. Si tratta di una limited edition che nasce dalla collaborazione fra una casa automobilistica nostrana e una griff italiana, o meglio una stilista. Tant'è che infatti la versione di oggi sfoggia un abito assolutamente esclusivo, perché la vediamo nella colorazione grigio Alberta Ferretti. Sto parlando ovviamente della Lancia Y Alberta Ferretti. E oggi a provarla insieme a me non c'è una donna, perché a noi non piacciono i cliché, bensì un uomo. Stefano Labruna, benvenuto a Cara Influencer. Ciao, per un Elena. Giorno. Allora Stefano, raccontaci qualcosa di te, quanti anni hai, di dove sei, cosa fai di bello nella vita? Ho 38 anni, sono di Monza, lavoro in un ufficio tecnico che si occupa di refrigerazione industriale e nel tempo libero mi piace organizzare gare dei kart con amici. Ah, quindi anche tu un grande appassionato di auto? Certo, Elena. Fantastico. Allora, partiamo con gli esterni di quest'auto. Innanzitutto la colorazione, no? È davvero certo. Particolare. Qui la possiamo vedere in questo grigio creato appositamente per questo modello, che è il grigio Alberta Ferretti, con dei riflessi cangianti sul roseo. In più abbiamo i dettagli di cromo satinato sulla mascherina, come sugli specchietti e sulle maniglie delle portiere. Esatto. Poi abbiamo il faro LED, fendi nebbia. E un'altra peculiarità è data appunto dal badge che possiamo vedere sulla parte laterale dell'auto, AF Alberta Ferretti. E anche questi cerchi da 15 pollici, in colorazione particolare per questo modello. E oltre a questa colorazione è possibile averla anche nel grigio pietra, bianco neve e nero vulcano. Non abbiamo parlato però di misure, Elena. Giusto. Possiamo andare a vedere, allora rimangono più o meno diciamo invariate dal modello precedente. Abbiamo un 3,89 di lunghezza, 1,56 di altezza, 2,39 il passo e 1,69 la larghezza. E a proposito di misure, io andrei a vedere la parte posteriore, quindi il baule. Qui a livello di misure abbiamo un bagagliaio che ha una capacità di carico di 245 litri e che arriva fino a 820 abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. E poi? Possiamo notare lo scarico cromato e il badge hybrid sul lunotto. Ma il motore poi lo vedremo in seguito durante la prova. Adesso è il momento di andare a provarla. Guido io. Ma guido io, sono venuto qui apposta. Ma è un'auto femminile, la donna. Ma sono proprio curioso di sapere come va in città. Vabbè, è giusto avere il parere maschile puntuale. Tua! Grazie! Allora Stefano, come ti sembra innanzitutto questi interni? Sono molto confortevoli, adatti ad un uso cittadino. Sempre internamente possiamo notare i dettagli che fanno parte di questa versione Alberta Ferretti, come le mascherine intorno all'impianto di aria condizionata e i dettagli sul volante e sulle maniglie. Esatto, così come il pomello del cambio. Poi bella anche la plancia in silk nero, ma soprattutto secondo me la cosa più particolare sono i sedili. Sedili che sono realizzati in un materiale speciale, si tratta infatti di un poliestere, ma veniamo invece alla parte tecnologica di quest'auto. Sì, allora possiamo vedere che è equipaggiata con un display qui nella parte centrale dove possiamo integrare il nostro smartphone collegandolo sempre con il cavo USB e possiamo beneficiare appunto delle funzionalità Android Auto, telefono e mirroring. E poi ho visto anche che c'è una lancetta che mi indica il livello della batteria su cruscotto. Sì, perché questa vettura è equipaggiata con il mild hybrid che è collegato direttamente al motore termico con una cinghia e andiamo a recuperare energia in frenata con marcia innestata e questa energia andiamo a immagazzinarla in una batteria che sta sotto al sedile del guidatore. Specifichiamo inoltre che la versione che stiamo provando oggi è un 1000 Firefly da 70 cavalli e 92 Nm di coppia. In città, tra l'altro, si guida molto bene,
soprattutto con la funzione City che aiuta a alleggerire molto lo sterzo. Anche nei parcheggi è molto, molto pratica, mm-hmm. grazie anche ai sensori posteriori di parcheggio che ci aiutano nella manovra. Esatto, e concludo dicendo i consumi, perché il dato dichiarato da casa madre parla di 4.9 litri per 100 km, quindi ribadisco il fatto che è assolutamente un'auto particolarmente indicata per un uso cittadino. E visto che con questa Y stiamo guidando in città in maniera così tranquilla e rilassata, approfittiamone per chiacchierare un po'. E se ti va, raccontami un pochino cosa fai di bello nella vita, Stefano. Sì, io lavoro in un ufficio tecnico dove ci occupiamo prettamente di impianti di refrigerazione industriale. Uh-huh. Nel tempo libero mi piace fare sport a livello amatoriale, mountain bike, escursioni, corsa nel parco di Monza, io abito a Monza. E organizzare di tanto in tanto gare coi kart con gli amici. Allora Stefano, ti è piaciuta questa Lancia Y Alberta Ferretti? Mi è piaciuta davvero tanto, anche perché si muove agilmente in città, che è il suo ambiente naturale. Assolutamente, e come sempre, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la versione specifica che abbiamo provato oggi è un mild hybrid da 1000 Firefly da 70 cavalli e 92 Nm di coppia, abbinata ad un cambio manuale a 6 marce, ma è possibile averla anche nella versione B-Fuel. E per quanto riguarda invece il prezzo, questo parte da 16.000 euro per la versione hybrid come la nostra. Stefano, io ti ringrazio. Grazie a te Elena e grazie per questa opportunità. È stato un piacere e noi ci vediamo con la prossima puntata di Car Influencer per un giorno.